Prevista entro l'autunno l'inaugurazione del corridoio Eur-Laurentina-Torpagnotta, proseguono infatti i lavori per il completamento dell'infrastruttura con la realizzazione della rampa di accesso al viadotto sul grande raccordo anulare. I 45 filobus rimessi in strada dopo anni di abbandono verranno riposizionati sul loro tracciato originario, collegando in maniera rapida ed ecologica i quartieri a sud dell'Eur con la metro B. Nel parco Falcone Borsellino, nell'ottavo municipio, sorgerà un playground. Sarà a disposizione di bambini e famiglie e valorizzerà il verde avvicinando i cittadini allo sport. Il progetto è finanziato attraverso il fondo Sport e Periferie per realizzare un'area giochi in ogni municipio. Roma Cares, la fondazione della S Roma, dona un defibrillatore a 15 strutture sportive, una per ogni municipio. L'iniziativa, denominata Calcio con il Cuore, patrocinata da Roma Capitale, vuole promuovere le corrette pratiche di pronto soccorso e mettere in sicurezza gli impianti. Saranno coinvolti e formati da operatori esperti anche i più giovani, con esercitazioni pratiche. Il tracciato definitivo del tram che collegherà Piazza Vittorio a Largo Corrado Ricci è stato presentato in conferenza dei servizi. Adesso sarà indetto un concorso di progettazione per la riqualificazione degli spazi interessati dall'infrastruttura, parte integrante del PUMS. Finanziato con 5 milioni di euro, il tram migliorerà il trasporto pubblico ed unirà la periferia con i fori imperiali. Oltre 60.000 articoli illegali sequestrati a dicembre dalla Polizia Locale di Roma nell'ambito dei controlli contro l'abusivismo commerciale. Tra questi sono stati ritrovati anche 16.000 giocattoli non a norma e pericolosi per i bambini. È il frutto di interventi mirati verso laboratori e magazzini, volti a bloccare la filiera della contraffazione e a tutelare consumatori e attività commerciali oneste. Si sono conclusi i lavori di restauro della Fontana dei Libri in via degli Stadierari. L'intervento di manutenzione straordinaria, promosso da Roma Capitale e Sovrintendenza Capitolina, è stato finanziato con un atto di mecenatismo da un'associazione olandese dopo i danneggiamenti causati alla Fontana della Barcaccia dagli hooligans del Feyenoord nel 2015. La metro si colora con i disegni dei bambini. Un treno vandalizzato con graffiti è stato decorato con 60 disegni vincitori del concorso Adotta un treno. Coinvolte 120 scuole elementari di Roma e più di 17.000 alunni tra i 6 e i 10 anni che hanno inviato oltre 1.300 disegni. A premiare i vincitori è stata la sindaca Virginia Raggi durante una giornata evento al Teatro Sistina, dove tutti hanno assistito allo spettacolo dell'illusionista Arturo Brachetti. Il progetto Roma 5G si arricchisce di un ulteriore partner. È stato siglato in Campidoglio un protocollo d'intesa con ZTE, colosso cinese delle telecomunicazioni, per la sperimentazione della rete mobile di quinta generazione. Con l'apporto e gli investimenti delle imprese leader mondiali di settore, Roma si candida a diventare una delle prime città in Europa a disporre di collegamenti in 5G. Proseguono fino al 9 marzo gli appuntamenti con opera in mostra al Museo di Roma e a Palazzo Braschi. In programma concerti con celebri arie da opere di Verdi, Leoncavallo, Mascagni e autori francesi eseguite dai nuovi talenti del Teatro dell'Opera di Roma, abbinati alla visita guidata della mostra Artisti all'Opera.